Ritengo di essere stato un giocatore con una buona sensibilità sul pallone, una buona tecnica, una buona visione di gioco, che direi che sono queste le caratteristiche che mi hanno consentito di fare la carriera che ho fatto. Gianni Rivera nasce ad Alessandria il 18 agosto del 1943. I primi calci all'oratorio, poi l'esordio in Serie A, addirittura a 15 anni, il 2 giugno del 1959. Inizia così la favola del ragazzo d'oro, il Golden Boy, che lo accompagnerà in 20 anni di carriera. Il Milan non si fa sfuggire il talento del minorenne, nonostante qualche perplessità iniziale relativa al fisico troppo mingherlino. Appare puro, cristallino, per certi versi anche sfrontato. Quando il ragazzo è chiamato al provino contro la squadra dei grandi, sono proprio i veterani a coglierne immediatamente il valore e a giurare sullo suo futuro. Io ero in ufficio, a un dato punto suona al telefono la signora, mi dice: signor Viani al telefono. Vabbè, dico Viani, cosa c'è? Dottor, abbiamo visto quel giocatore, quel Rivera, che cosa? Che c'era la nebbia, non si capiva che c'era Schiaffino e che c'era questo qua. Bisogna che lo prendevo. La società rossonera lo acquista, ma gli consente di fare esperienza ancora per un anno nella sua Alessandria, ad affinare un bagaglio tecnico già di prim'ordine. Ricordo il primo gol come l'inizio. È stato un gol importante perché siamo riusciti a evitare una sconfitta in casa, anche se poi per quell'anno non è servito a molto perché siamo retrocessi lo stesso. Gianni Rivera arriva al Milan nell'estate del 1960. La giovanissima età contribuisce a renderlo popolarissimo. I suoi modi garbati e l'eloquio decisamente più forbito rispetto alla media dei suoi colleghi lo rendono da subito un personaggio. Il Golden Boy piace a tutti. Appare come il classico bravo ragazzo adorato dalle mamme e dalle ragazzine. In campo c'è chi lo paragona niente meno che a Schiaffino, in un rapporto di ideale continuità rossonera tra l'asso sudamericano e il giovane piemontese. Allora un giocatore così noi qui non l'avevamo mai visto, un giocatore che faceva tutto facile, quello che sembrava difficile era facile per lui. Ti accorgevi della giocata dopo che l'aveva fatta. Nel primo campionato all'ombra del Duomo, il ragazzo che nella sua Alessandria veniva chiamato affettuosamente il signorino, dimostra di avere la tempra per poter indossare la maglia da titolare con continuità. Sfiora anche il titolo, quel Milan guidato da Gipo Viani. Ed è curioso pensare che sia la Juventus a precederlo, tenendo conto che nei due scontri diretti vince sempre il diavolo ed in entrambi proprio Rivera iscrive il suo nome nel tabellino dei marcatori. La svolta si ha nella stagione successiva, quando in panchina arriva il triestino Nereo Rocco. Inizialmente El Parón considera il 17enne ancora troppo immaturo per militare in una squadra che vuole abitare stabilmente il vertice della classifica. Rocco lo guardava con quel coso là, quel letto con quel toraccino lì che non sta neanche in piega le gambe, così. Vabbè, insomma, lì ci fu quasi finché un giorno entrò in squadra e non uscì più. Con l'arrivo di Rocco è arrivato anche il primo scudetto, il mio primo scudetto, certamente non il primo per il Milan, e fu un'annata bellissima, molto esaltante. Rivera segna 10 gol ed è un elemento determinante per la cavalcata verso il titolo. La festa a scudetto arriva con un 4-2 sul Torino che dà modo al popolo milanista di gioire per la conquista dell'ottavo tricolore. È l'inizio di un'epoca. Milano diventa la capitale del calcio europeo, come conferma il successo in Coppa dei Campioni, la stagione successiva, grazie al 2-1 sul Benfica. Eravamo sfavoriti, ovviamente, perché il Benfica aveva preso il posto del Real Madrid, che sembrava una squadra imbattibile.
e quindi tutti pronosticavano Benfica. Gianni è l'uomo dagli assist illuminanti e lo dimostra proprio nel lancio che fa volare Altafini verso il gol decisivo. Altafini fece mezzo campo da solo perché intercettai un passaggio fra due difensori che avevano rischiato troppo e diedi la palla direttamente ad Altafini, che se ne andò per tutto il mezzo campo e noi dietro a trepidare, perché il primo tiro lo sbagliò, lo tirò addosso al portiere, però poi riprese il pallone e lo mise in rete. La platea internazionale rimane incantata dal suo modo di interpretare il gioco. È la prima vera consacrazione e anche i votanti del Pallone d'Oro ne riconoscono il talento, facendogli sfiorare il premio. Solo il portiere russo Yashin raccoglie più consensi di lui. Del resto, in questo periodo, Rivera è il giocatore che, inventate le pagelle sui giornali, riceve addirittura un 9 da Gianni Brera per la sua prestazione in Bologna-Milan, un riconoscimento ancora più significativo da parte del giornalista che più di ogni altro lo ha criticato, affibbiandogli la qualifica di abatino, a sottolineare una scarsa propensione alla lotta. Io penso che Rivera sia un grandissimo stilista, molto intelligente, come tale in grado sempre di intuire quale sia la situazione migliore per sé. Poi ha voglia di correre, lui non sa correre, non è un podista, no? Sennò sarebbe un grandissimo interno. Lui invece è per me un mezzo grande giocatore. Quando io ho cominciato a reagire dialetticamente a ciò che la critica sportiva mi rivolgeva, mi era sembrato una cosa naturale, mi meravigliavo che gli altri non lo facessero. Dato che siamo stati dotati di orecchie, ma anche di bocca, e di occhi, evidentemente sono tre organi che si possono usare. In azzurro tutto ciò è una materia esplosiva. Non di rado il capitano rossonero battaglia con lo staff tecnico, lo critica a voce alta, pagando talvolta prezzi carissimi. Non ero molto ben visto da una parte della stampa che era più tendenzialmente portata ad essere vicina all'Inter e quindi puntavano a non farmi giocare in nazionale. Però era complicato non farmi giocare in nazionale, quindi c'erano scontri continui. Il più pesante è l'accantonamento dalla finale con il Brasile a Messico 70, con l'umiliazione di essere impiegato per soli 6 minuti a sconfitta già maturata. Una decisione incomprensibile, tenendo conto di come sia stato proprio Rivera a guidare l'Italia fino in fondo con la brillante prestazione contro il Messico e il memorabile gol del 4-3 contro la Germania. La diapositiva assegna il gol a Müller. E siamo ancora sul 3-3. La drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato, Schutz, passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora, 4-3. 4-3, gol di Rivera. Partita. Rivera è l'autore del risultato finale, 4-3, e l'Italia entra in finalissima. Quando ho fatto il gol del 4-3 alla Germania mi sono tolto un peso, perché mi sentivo un po' responsabile del fatto che ero vicino al palo, quando, anche se non potevo far niente se non mettere la mano. E quindi il fatto che abbia fatto subito dopo il gol del vantaggio mi ha tranquillizzato. Le amarezze azzurre fanno il paio con le gioie rossonere, anche perché se in ambito azzurro non c'è stato un commissario tecnico che abbia creduto in lui fino in fondo, nel Milan Nereo Rocco considera il Gianni, per dirla a suo modo, l'uomo imprescindibile. Sì, non corre tanto, ma se io voglio avere il gioco, se io voglio avere la fantasia, se io voglio avere dal primo al 90° minuto l'arte di sempre di capovolgere una situazione, questa me la dà soltanto Rivera con i suoi lampi. Ecco, io non voglio esagerare perché so che è soltanto football, è un genio come giocatore. Scherzando o meno ai giocatori, oggi date la palla a Gianni, che poi lui la manovra e vinciamo e ci fa guadagnare soldi a tutti. Rocco mi considerava il suo terzo figlio e quindi i rapporti erano improntati prima di tutto sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto tecnico non ha mai messo in discussione la mia partecipazione alle partite, non mi ha mai detto cosa dovevo fare, come invece spesso diceva ad altri, perché evidentemente si fidava di quello che facevo quando ero in campo.
Il triestino vulcanico dalle sentenze dialettali urlate e l'alessandrino che non alza mai la voce, ma quando parla lascia il segno. Il rapporto è perfetto e il primo non sa pensarsi senza l'altro. Tanto è vero che quando torna al Milan, si era dimesso dopo la vittoria in Coppa dei Campioni, per prima cosa vuole sapere se il suo pupillo è d'accordo. Ricostituito il tandem, il diavolo torna ai fasti del recente passato. C'è da recuperare terreno sui trionfi dell'Inter di Herrera e di Mazzola, il suo alter ego nerazzurro con il quale c'è una rivalità che spacca l'Italia in due partiti, alla stregua di quanto Coppi e Bartali avevano fatto nel ciclismo del dopoguerra. Il Milan vince il campionato del 67-68 con una netta superiorità rispetto alla concorrenza. Il Napoli è secondo con ben 9 punti di distacco. Rivera segna 11 gol e fa la fortuna di Pierino Prati e di Angelo Benedicto Sormani. Una coppia di punte che sa sfruttare i suggerimenti del Golden Boy, intuendone le intenzioni, anche quando sono assolutamente imprevedibili. Rivera non era un giocatore qualunque. Rivera era un giocatore fuori dalla norma, straordinario. Lui aveva gli occhi anche dietro la testa, lui guardava a destra ma aveva già visto cosa succedeva a sinistra. La partita, una delle migliori dei milanesi in questo campionato, ha avuto in Gianni Rivera, eccolo il principale protagonista. Lui sapeva muoversi in campo a seconda delle situazioni con queste doti che ovviamente naturali che aveva, quindi c'era questa comprensione naturale, questo feeling naturale anche in campo che invece non tutti potevano avere, perché era un calcio di un livello superiore, un calcio particolare, difficile. Capitava qualche volta di fare gol, ma il più delle volte lavoravo perché il gol lo facesse chi giocava nella zona più vicina alla porta. C'era Prati, c'era Sormani, c'era Amrin. A impreziosire la stagione c'è anche il bis di Coppa delle Coppe, con il 2-0 sull'Amburgo nell'ultimo atto. Avanti Anquilletti. Amrin, rete, Milan 1, Hamburgo 0. 83 voti, e questa è la quota di consenso che raccoglie Rivera nel 1969 per aggiudicarsi il pallone d'oro. È un momento storico, mai un giocatore italiano è riuscito prima di lui ad essere nominato come il miglior giocatore del continente. Mi è arrivata la telefonata di un giornalista italiano che partecipava a questa cosa, era Berbenni, e mi ha comunicato questo e ho detto vabbè, grazie, è finita lì. Sui giurati ovviamente incide moltissimo il trionfo del Milan nella finale di Coppa dei Campioni, un 4-1 sull'Ajax che vede il numero 10 rossonero eccellere nella parte di assist man. Secondo me è quello che mi rimane più impresso, perché è stato costruito molto lontano dall'area di rigore dell'Ajax. Io ero nell'area di rigore del Milan, dovete arrivare dall'altra parte, dovete aspettare che Rivera perdesse tempo, che mi aspettava che arrivavo, cioè è stata tutta una preparazione lunga. E a risposta di chi dubita del suo temperamento c'è la drammatica finale di Coppa Intercontinentale, quando il Milan si reca in Argentina ad affrontare le Estudiantes, forte di un 3-0 guadagnato a San Siro. Il clima è caldissimo, già a Milano i sudamericani hanno promesso un ritorno da battaglia. Perché quando il ritorno capitava in Sud America, i tentativi di omicidio erano abbastanza costanti. Ciao Rocco, ciao! Com'è il morale dei giocatori? Ma qua abbiamo fatto il giro del campo per prendere i primi fischi. C'è la bombonera, il passaggio sotto e come sali i gradini che arrivi allo stadio è scoperto. Noi veniamo fuori, ci sono arrivati di quelle tazze di caffè bollente addosso, una cosa impressionante. Ci mettiamo a fare la foto della squadra in mezzo al campo, arrivano loro, i giocatori delle Estudiantes, ognuno ha un pallone, ci arriva a 15 metri e ci tirano di quelle botte addosso. In quella squadra di Estudiantes ce n'erano proprio pochi, erano soggetti che forse si erano anche drogati e pertanto avevano anche perso i freni inibitori e quindi hanno tentato più di aggredirci che di giocare una partita di calcio, ed è stata una cosa che non aveva niente a che fare col gioco del calcio. Siamo stati fortunati a tornare tutti vivi. Poi là abbiamo subito fatto un gol, quindi dovevano farne quattro e diventava un po' complicato.
È un bel gol, li abbiamo trovati un po' in contropiede, poi il portiere invece di cercare di prendere la palla quando mi sono trovato davanti a lui ha cercato di prendere me e non è riuscito, stranamente, perché di solito è più facile prendere l'avversario che la palla, però mi ha sbagliato e quindi sono andato a fare gol a porta vuota. Il Milan torna a casa con il titolo di campione del mondo. La seconda fase della carriera di Rivera è un naturale rovesciamento delle parti. Il ragazzo d'oro è cresciuto e si trova a recitare la parte del capitano esperto, spesso con il compito di proteggere e curare la crescita di un gruppo più giovane. Talvolta si traduce in aperte polemiche con la classe arbitrale, come nel 71-72, quando un contestato rigore al Cagliari, che peserà moltissimo sul verdetto del campionato, lo porta a contestare l'arbitro Michelotti e il sistema. La punizione è gigantesca. 9 giornate, campionato finito. Io dissi moltissime cose, però secondo me adesso se dovessi dire di ricordarmi completamente tutto quello che ho detto non potrei farlo, sarei un mostro a potermi ricordare queste cose. Però il mio discorso era proprio su di un piano generale di libertà, di opinione. Di solito il calciatore non deve pensare. Infatti, se comincia a pensare, potrebbe dimostrare che in fondo il calcio è una cosa semplice, è una cosa che possono capire tutti, ed è un peccato che si debba arrivare a queste conclusioni, perché pare che sia limitato a pochi grossi cervelli capire di calcio. C'è però anche un altro tipo di mutazione significativa che in una stagione particolare porta il numero 10 a frequentare con assiduità la classifica cannonieri, cosa mai successa prima, fino a conquistarne il vertice con 17 reti in coabitazione con Savoldi e Pulici. È un Milan spettacolo quello del 72-73, una macchina da gol. A San Siro, contro la Roma di Elenio Herrera, il capitano trascina il Milan con un assist e 2 gol. Anche su calcio da fermo, Rivera si dimostra implacabile. Esattamente come per la fine della grande Inter, anche il Milan di Rocco chiude il suo ciclo in una settimana. A differenza dei cugini, i rossoneri vincono sul fronte europeo la Coppa delle Coppe e poi perdono lo scudetto nella fatal Verona, sorpassati all'ultima giornata dalla Juventus. Sfuma così lo scudetto della Stella, ma l'appuntamento è rimandato di 6 anni. Nel 1978-79 c'è Nils Lidholm a guidare l'assalto al titolo. Il cerchio si chiude come per magia. Il barone che da giocatore ha accolto Rivera, 2 decenni dopo, è il mister con cui scrivere una pagina indelebile della storia e la parola fine. Rivera dice basta dopo 501 partite in campionato vestite di rossonero. Nell'ultima giornata, con il microfono in mano, a rivolgere un discorso ai tifosi perché si possano ripristinare le condizioni per disputare la gara, sembra passare il testimone da bandiera del Milan, quale è stato per un'epoca, al politico che sarà in seguito. Con l'assoluta certezza che i finali giusti siano quelli vincenti e i campioni veri sanno scegliere il momento per deciderli. Ricordo in blocco tutti i 20 anni che ho giocato il calcio. L'anno più una partita nell'Alessandria e i 19 nel Milan li ricordo tutti insieme come un bellissimo momento che mi porto nel cuore.